adesso abbiamo un altro servizio esclusivo, una storia che vi stiamo raccontando, ma prima, siccome siamo un programma in diretta, devo chiedere a Vittorio Sgarbi o una precisazione doverosa o una scusa, perché noi qui dallo studio abbiamo sentito una frase, magari nella concitazione, in cui tu hai detto magari qualcuno entra a casa di Luisella, la sequestra e la violenta, non credo, se abbiamo capito così... È una frase di cui guarda devi che chiedere c'è il mio scusa. Testimone, direttore di giallo. Io ho fatto un'ipotesi. Ho detto, tu hai delle persone... Però non dirlo sorridendo, no, Vittorio. Posso parlare io? Ho sentito io bene. No, non sono il suo avvocato. Non sono ha detto magari. No, detto magari, nel senso, non auspicandolo, ma voleva dire, potrebbe addirittura succedere che... Guarda che magari, tu non conosci bene l'italiano, perché probabilmente sei africano, extra... Cioè, magari non vuol dire Vittorio, che non scherzare su questo. Per piacere, Vittorio, non giocare con le parole. Non conosco bene l'italiano, ma magari è una frase è che una non dubitativa di secondo tipo. Sì. Non ha niente a che fare col mio desiderio. Non è magari io vorrei che. Io non vorrei nulla. Il mio interesse per la Costa mia interlocutrice è puramente dialettico. E quindi io ho semplicemente detto che quello che lei ha detto, quella vittima colpita e ferita, potrebbe essere lei. Forse se lei è contenta che qualcuno l'aggredisca, probabilmente quello non lo era, questo ho detto. Va bene. Tutto. Quindi magari era l'ipotesi. Okay, quindi non vuoi chiedere scusa, io ti dico solo quando parliamo in tensione, parliamo a milioni di persone. Ma cosa stai dicendo? Ma di cosa devo chiedere scusa? Ma non devo chiedere scusa di nulla. La frase magari non vuol dire che è il mio desiderio. Ho detto potrebbe capitare che, vai a vedere la grammatica italiana, non è un magari. No, no, io non ho niente da dire, guarda. Benissimo. Allora, è un caso di cui stiamo... Ora mi scuso di nulla, avete rotto i coglioni, non ho detto nulla e non mi scuso, scuso perché lo volete voi, mi obbligate a scusarmi del vostro perbenismo del cazzo. Posso dire la verità? Mi scuso di aver detto un cazzo. Posso dire una cosa? Vittorio non ha assolutamente, nella maniera più assoluta, non si è augurato lo stupro della Costa Magna, ha semplicemente fatto un esempio, se dovesse succedere una cosa del genere di uno che entra senza armi e però ti fa del male, tu come reagisci? Tu reagisci nella maniera più forte possibile, quello voleva dire Vittorio, punto e basta. Non si è, ma no, ma non si è augurato lo stupro, ragazzi, ma mi pare talmente evidente che discutere è una follia. Io penso che Vittorio è un professionista della parola, ha diritto alle sue opinioni, però non possiamo correre il rischio di essere equivocati. Chiaro, questo mi sembra, per rispetto di tutti noi, anche se Luisella... Io non ho manco sentito. Benissimo. Allora,